Buonasera, benvenuti a Matrix, in questa straordinaria scenografia che disegna sempre Marco Scordo per i leader che si candidano a Palazzo Chigi. Vedete i grilli che si muovono e che vanno a finire con forza nell'urna. Quale sarà il risultato delle elezioni elettorali? Quanti grilli andranno a finire nell'urna? Di questo parleremo oggi con candidato premier del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio. Buonasera, onorevole. Buonasera. Di Maio. E tra poco anche i sondaggi di Tecné, gli ultimi, con Carlo Buttaroni. Buongiorno, Carlo. Buongiorno. Allora, onorevole Di Maio, noi abbiamo fatto una scenografia che secondo me è straordinaria, il verde, i grilli che vanno nell'urna, però forse abbiamo sbagliato, perché ormai Beppe Grillo ha fatto il suo blog in autonomia completa e sembra non prendere le distanze, ma lasciarvi un po' più autonomi, cioè il Movimento 5 Stelle non è più il movimento dei grillini, è così? Ma il processo di trasformazione del movimento è sempre in corso, non si è mai fermato. Abbiamo sempre detto che il movimento camminava sulle proprie gambe, che camminerà sempre di più sulle proprie gambe, e vale anche per questo passaggio qui. Beppe Grillo non ha abbandonato il movimento, semplicemente ha staccato il suo blog dai canali di informazione del Movimento 5 Stelle, e quindi quella che è la linea politica di questa forza politica la leggerete oggi sul blog dellestelle.it attraverso i comunicati, i post miei, che sono il capo politico in questo momento, e degli altri eletti nelle istituzioni. Beppe Grillo resta comunque il garante di quella forza che ha fondato, ma allo stesso tempo continuerà a raccontare il futuro del Paese e del mondo attraverso i suoi approfondimenti, che sono quelli che avevano profetizzato il crack della Parmalat, che avevano parlato di Monte dei Paschi di Siena in tempi non sospetti. Poi l'ultima stagione di Beppe è quella del movimento, ma lui da 30 anni si occupa di temi legati all'Italia e molto spesso ha anticipato delle tendenze che tutti quanti, molti, non avevano capito. Un padre nobile con il quale lei, che è un figlio non degenere ma molto giovane, può pensare di esserci qualche contrasto nel futuro, ma anche lieve? Cioè, la strategia politica la fate voi, la troviamo sul sito del Movimento 5 Stelle, non più in quello del blog di Beppe Grillo? Ma non credo, io mi ritengo molto fortunato per una serie di ragioni, tra cui quella di aver fatto parte di questo progetto in tutti questi anni e di aver avuto sempre un ottimo rapporto con Beppe. Qui nel movimento, per fortuna e anche per sua stessa natura, siamo una forza politica in cui ci sentiamo una comunità, in cui ci sentiamo tutti quanti insieme in un'unica direzione. E anche con Grillo abbiamo sempre condiviso i progetti, quando abbiamo lanciato i temi come il politometro, come l'acqua pubblica, come i condannati via dal Parlamento. Abbiamo portato avanti in questi anni dei progetti importanti per l'Italia e speriamo di poterli realizzare arrivando al governo, se vorranno gli italiani, nella futura legislatura. Adesso quella vediamo, che inizierà dal 4 vediamo marzo con del 2018. Vediamo con Tecné, con Carlo Buttaroni, cosa vogliono gli italiani, almeno alle ultime ore, così, Carlo? Sì, abbiamo fatto la rilevazione lunedì e martedì, quindi è caldissima, come si dice, e i risultati sono risultati che in qualche modo rispecchiano un po' anche quello che è il dibattito in questo momento. I 5 Stelle sono il primo partito. Quindi si confermano il primo partito con con il 27,4% in crescita rispetto a un mese fa. Noi facciamo sempre il raffronto rispetto a un mese fa, in realtà un mese fa era il 24 dicembre, un mese e una settimana fa. Okay. Cresce il Movimento 5 Stelle, cala il Partito Democratico, cresce Forza Italia con più 0,8%, c'è un calo della Lega, Liberi e Uguali. Era il periodo in cui il movimento di Grasso era il periodo del lancio del nuovo leader, diciamo così. In questo mese ha perso l'1,6%, Fratelli d'Italia stabile, le nuove entrate, noi con l'Italia 2,8%, il centrodestra in questa maniera, la coalizione del centrodestra in questa maniera quanto avrebbe? 39%, con il Movimento 5 Stelle come seconda forza politica, appunto col 27,4%. Ricordiamo che questa legge elettorale
da probabilmente, perché molto dipenderà da come si compone il voto, una maggioranza non soltanto se si raggiunge il 40%, ma se c'è uno spread con la seconda forza politica del 12%. Quindi l'importante, attenti a casa quando leggete questi sondaggi, è la differenza tra i secondi e i primi, per il semplice motivo che nei collegi nominali e anche nei proporzionali probabilmente sia un vantaggio. Di Maio, abbia pazienza un attimo, perché faccio una domanda che in realtà nasce da un fallimento dei sondaggi del 2013 e che riguarda proprio il Movimento 5 Stelle. Nel 2013 i sondaggi non capirono il fenomeno 5 Stelle, quindi la domanda che le faccio io, non Di Maio, è: non è che sottostimiamo, come avvenne nel 2013, la forza del Movimento 5 Stelle? Nel 2013 effettivamente ci fu una sottostima del Movimento 5 Stelle. Questo dipende fondamentalmente dal fatto che non c'era uno storico su cui agganciare e fare quelle che tecnicamente si chiamano ponderazioni, cioè ricostruire l'orientamento attuale rispetto al comportamento precedente. Okay. Quindi è stato un grande fenomeno nel 2013, però non avevamo il precedente, perché era difficile poter fare appunto. Quindi lei mi sta dicendo sistema. Che oggi è più attendibile il sondaggio sul Movimento 5 Stelle? È più attendibile. Dobbiamo però ricordare un elemento che caratterizza il 5 Stelle, cioè che è un partito dell'ultimo miglio. È un partito che effettivamente il suo consenso è possibile misurarlo l'ultima settimana e più precisamente nel passaggio da casa al seggio, cioè bisognerebbe fotografarlo in quel momento, allora in quel momento avremmo la misura esatta. Perché lì si decide all'ultimo, va bene. Greta Mauro, le faccio vedere l'ultima cosa Di Maio, perché comunque è il primo partito quello che le rappresenta e lei è candidato a Palazzo Chigi. Quanti anni ha Di Maio? 31. 31. È Greta il più giovane leader mondiale? Giovane, no, leader, il più giovane aspirante Presidente del Consiglio di questa tornata elettorale, ma è sicuramente tra i più giovani, nel mondo ci sono sicuramente dei leader molto giovani, ed è un suo coetaneo, eccolo qui, 31 anni, abbiamo detto Di Maio a 31 anni, Sebastian Kurz, il neocancelliere austriaco, è stato eletto il 18 dicembre scorso, un po' più grande, una donna, 37 anni, Ardern, che è primo ministro della Nuova Zelanda, il leader del partito laburista. In questa nostra lista non poteva mancare Emmanuel Macron, che è stato eletto Presidente della Repubblica Francese a 39 anni, oggi ne ha 40, è un po' più grande di Luigi Di Maio. E poi appunto anche lui immancabile, il leader supremo della Repubblica Popolare Democratica di Corea, eccolo qua, Kim Jong-un. No, sulla sua data di nascita c'è un po' di mistero, perché non si sa bene se sia nato nel 1984, quindi dovrebbe avere 34 anni, anche lui è un po' più grande di Di Maio. Non ha età Kim Jong-un. Più giovane sicuramente. Senta Di Maio, invece parliamo di cose serie. Alcune forze politiche sostengono che essere così giovani può essere un rischio per un paese che ha molte difficoltà, c'è l'inesperienza. Lei è, ovviamente in campagna elettorale che sta facendo e sta girando tutta l'Italia, se lo sarà sentito dire, o non è un grande tema, posto che i giovani votano in grande maggioranza il Movimento 5 Stelle? Ma le dico, non è un tema né se sei giovane né se sei meno giovane, cioè io non credo che la giovane età sia un requisito necessario e sufficiente per governare bene, come non credo che sia un handicap, non credo che sia un problema. Come ha visto, ci sono eccellenti leader di Stato, capi di Stato europei che hanno età giovani, e questo significa che anche a livello europeo è quel momento in cui i giovani si stanno riprendendo un po' il proprio destino, dopo che per anni la politica gli ha negato l'accesso alle istituzioni e alla partecipazione. Detto questo, credo che l'importante sia il gioco di squadra. Non credo assolutamente nell'uomo solo al comando, e devo dire che anche nella composizione dei collegi uninominali, che conoscerete tutti quanti lunedì, perché lunedì si presenteranno le liste, si presenteranno anche le liste dei collegi uninominali, ci sono tante sorprese nel Movimento 5 Stelle. Per esempio, io adesso sto parlando su una rete Mediaset, il direttore che ha fondato TG5 e TG.com, Emilio Carelli, sarà candidato con noi a Roma. Il comandante De Falco, che tutta Italia ha conosciuto per la tragedia alla Costa Concordia, sarà il nostro capolista a Livorno. Gianluigi Paragone, il nostro capolista a Varese. Tanti docenti universitari, presidenti degli ordini professionali, medici, si candideranno con noi imprenditori, tanti, e soprattutto
delle regioni traino di questo paese. Allora, sulle competenze, perché io vedo tante competenze che si stanno avvicinando, e nella competenza però, Porro, e concludo, io non metto soltanto la conoscenza. Si è competente quando si è in grado di mettere testa e cuore nel governare un paese, che significa che tu devi saper fare la riforma delle pensioni, ma devi anche chiederti umanamente, quando fai la riforma delle pensioni, gli esodati che fine facciano, quelli che dovevano andare in pensione dove stanno andando, e i giovani che dovevano entrare nel mondo del lavoro che fine fanno. È mancato il cuore ai tanti tecnici negli anni che hanno messo mano alle riforme del lavoro, della pensione, della sanità e dell'istruzione. Si possiamo dire che un tempo il Movimento 5 Stelle era il movimento di onestà, Rodotà e diciamo la forza contro la corruzione, contro gli affari, e oggi rimane ovviamente, perché nel vostro programma, è al centro del vostro programma, però oggi vi presentate come una forza che cerca di essere competente, come dice lei, cuore e testa? Ma io ricordo a tutti che il Movimento 5 Stelle, facendo opposizione in Parlamento, ha ricevuto i complimenti del Presidente della Repubblica per come lavora nelle commissioni. Quindi io credo che anche una persona di esperienza come il Presidente Mattarella abbia certificato di certo non un'incompetenza nel nostro lavoro parlamentare. L'onestà è un presupposto necessario per governare bene, soprattutto l'onestà intellettuale e anche l'onestà legata ai procedimenti. Noi nel nuovo statuto che abbiamo presentato e che ho firmato io come capo politico del Movimento 5 Stelle, ci sono delle regole ancora più ferree sia sull'onestà e sia sul fatto che devi essere una persona competente, anche conoscitore del territorio. Per esempio, io le parlo da Arezzo, qui la notizia che hanno appreso è che Maria Elena Boschi verrà candidata a Bolzano per provare a salvarla, perché qui evidentemente la faccia non ce la può più mettere. Nel movimento ti devi candidare dove sei residente, che significa che devi conoscere il tuo territorio dove ti candidi, perché se entri in Parlamento devi conoscere la realtà dove sei stato eletto, sì, ma allora non è questo... che vieni paracadutato, mi scusi, in giro per l'Italia. Lo conosco perché facciamo lo stesso mestiere, questo vuol dire che ad esempio Paragone sarà candidato a Varese dove era residente, adesso non so se ha cambiato... E siamo in una di quelle regioni in cui è sicuro, è una di quelle, diciamo, collegi che viene dato al 90% dei sondaggisti al centrodestra. Poi dopo ci avrà un paracadute nel proporzionale o è speso soltanto nel collegio? No, attenzione. Gianluigi Paragone ha partecipato con molta umiltà, come il comandante Gregorio De Falco, come tanti altri, alle parlamentarie, cioè ha partecipato alla selezione dei nostri iscritti per comporre le liste proporzionali ed è risultato capolista. Lo dico con questa enfasi, permettetemi, perché gli altri partiti in questi giorni stanno selezionando le liste bloccate nelle segreterie di partito. Noi abbiamo chiesto ai nostri iscritti, ed è singolare che quelli che hanno tolto le preferenze agli italiani approvando il Rosatellum adesso si decidano le liste bloccate nelle loro stanze di partito. Però c'è un paracadute, però abbiamo un paracadute per De Falco e per Carelli e per De Falco Paragone. Ha partecipato alle parlamentari. No, il paracadute che cosa significa? Il paracadute significa che il segretario di partito ti prende e ti va a candidare in cima ad una lista in un territorio che non è il tuo per salvarti. Poi bisogna vedere sempre se viene eletto. Certo. Però, sempre sull'onestà, nel nostro statuto c'è una regola ancora più ferrea sui procedimenti. Non aspettiamo il terzo grado di giudizio. In primo grado, se vieni condannato, devi andartene, ma anche se durante l'inchiesta viene fuori qualcosa di indecente, te ne devi andare, perché le istituzioni si rappresentano con onore. Ora, tutti criticano questo statuto perché pensano che sia uno statuto troppo debole. Facciano di meglio le altre forze politiche, inizino a copiarlo e facciano anche di meglio. Io non vedo l'ora di veder copiato il nostro statuto, perché il nostro obiettivo è quello di garantire al cittadino che ci vota che chi verrà eletto per il movimento si metterà al lavoro per i cittadini e non per se stessi. Ma chi è che decide l'indecenza?
chi è che decide l'indecenza del rinvio a giudizio e delle prove a carico di uno che non è ancora stato condannato, riferendomi proprio all'ultima sua frase? Io credo che su questo poi il gioco di squadra che può fare sia l'indagine giornalistica e sia l'approfondimento politico ci può far venire fuori, per esempio, che uno indagato per corruzione, durante dalle carte dell'inchiesta si legge che ha intascato una bustarella. Se ci sono delle evidenze, quella persona, non è che io aspetto il primo grado di giudizio o il terzo grado di giudizio, quella persona è già coinvolta in una vicenda sospetta che per saggezza è meglio lo veda mettersi da parte. Ma le dico anche che oltre a questo, noi prima abbiamo visto dei sondaggi, siamo la prima forza politica del Paese. Tutti in questo periodo mi attaccano e ci attaccano dicendo che non siamo all'altezza delle aspettative di governo, non siamo all'altezza dell'Italia, non siamo in grado di governarla. Ricordiamoci che la prima forza politica d'Italia è un movimento che impone ai propri eletti di tagliarsi lo stipendio, di rinunciare al vitalizio, di rinunciare ai doppi stipendi, di non aspettare il terzo grado di giudizio, ed è un movimento che applica la legge Fornero pure ai parlamentari, rinunciando alla pensione privilegiata. Questo è un segnale anche per tutte le altre forze politiche, per dire che forse è il caso di iniziare ad inseguirci un po' e a copiarci un po'. Andiamo su una seconda parte dei sondaggi e poi continuo a chiederle altre cose sul programma, ma non solo, della politica, perché c'è un elemento fondamentale. Veda, onorevole Di Maio, ovviamente i politici, guardi, l'hanno fatto tutti qua, e ho avuto Renzi, ho avuto Silvio Berlusconi. Alla domanda che succede, loro dicono: beh, vinciamo e quindi facciamo il governo da soli, cioè non mi parlano delle alleanze. Quindi io penso che il politico ovviamente non può che sperare, non può che dire in fase di campagna elettorale che vinca, che la sua forza vincerà, quindi immagino che anche voi vi auguriate e farete di tutto, soprattutto essendo il primo partito, di vincere col 40%, ma siccome questo sarà molto difficile, me ne assumo le responsabilità io nel dirlo, perché la legge elettorale è fatta in modo tale per cui è davvero difficile che qualcuno possa avere la maggioranza sia al Senato sia alla Camera, e qui non ci prendiamo per i fondelli, io ho chiesto, e Tecné secondo me l'ha fatto mirabilmente, cosa pensa il suo elettorato, onorevole Di Maio, su eventuali alleanze, nell'ipotesi che voi non arriviate ovviamente al famoso 40% solitario. Cosa succede, Carlo? Succede che effettivamente più della metà degli elettori di chi voterebbe oggi Movimento 5 Stelle dichiara che nel caso in cui Movimento 5 Stelle fosse il primo partito, ma non avessi seggi per fare un governo, non dovrebbe cercare alleati. 52% dei suoi elettori, onorevole Di Maio, dice: prendete il 30-35%, comunque non avete la maggioranza, non dovete alleare e dovete stare all'opposizione. Questo dicono. Esattamente. Poi dopo ci sono tutti quanti i sondaggi che troviamo sul nostro sito. Sul sito, qual è sul sito che possiamo trovare? Sondaggipoliticoelettorali.it. Quindi si possono vedere cosa dicono: alleatevi con la sinistra, alleatevi col centrodestra, col centrosinistra. Però il dato fondamentale è che lei che cosa ne pensa di questa volontà dei suoi elettori, onorevole Di Maio? Beh, è molto semplice. Il concetto di alleanza come quello di coalizione appartengono secondo me al vocabolario della vecchia politica, però non voglio evadere la sua domanda. Se dovessimo raggiungere il 40%, cosa che ci auguriamo, perché altrimenti io non ho mai vista una forza politica che si augura di perdere, noi ci auguriamo di raggiungere un bel risultato, anche perché le ricordo che 2 mesi e mezzo fa abbiamo raggiunto il 35% in Sicilia nelle peggiori condizioni politiche, c'erano impresentabili, voto di scambio. Quindi sono risultati alla portata di una forza politica come la nostra. Ma se non dovessimo raggiungere quei risultati, noi non ci ritroveremo la sera del 4 marzo a dire a tutti: fatevelo voi il governo, noi restiamo nell'angolo. Noi non vogliamo lasciare il Paese nel caos a causa di una legge elettorale che non abbiamo voluto noi e a causa di ammucchiate di partito e di coalizioni di partito in cui, come vedete, non si capisce neanche più se vogliano il 3%, la Lega contro Berlusconi, Berlusconi contro la Lega. Allora faremo una cosa molto semplice. Diremo a tutti i gruppi parlamentari, un appello pubblico: non mettete più al centro le poltrone, lo scambio di poltrone, lo scambio di potere, ma i temi. Noi abbiamo 20 punti per l'Italia, per la qualità della vita degli italiani, che vogliamo realizzare. Diteci quali sono le vostre priorità, mettiamole insieme e facciamo in modo di fare una 18ª legislatura in cui si mettono al centro le priorità
per le persone. Se c'è convergenza sui temi, andiamo dal Presidente della Repubblica e facciamo il governo, altrimenti quelle forze politiche dovranno tornare a casa, perché il tema è che questa legge era stata progettata per far mettere insieme Berlusconi e PD, ma il PD sta crollando, l'ho visto anche dai sondaggi di Tecnè, rispetto a quanto stava 3-4 mesi fa, sta continuando a scendere. L'incastro per fare il 51%, Renzi e Berlusconi non ce l'hanno più, quindi in un modo o in un altro saremo il perno della futura legislatura e vogliamo farlo con responsabilità per dare stabilità a questo paese. Andiamo sulle cose concrete, andiamo sulle cose concrete, abbiamo ancora 10 minuti di par condicio. Uno, caro Di Maio, lei mi faccia capire, io glielo scrivo qua sul nostro tablet, tasse, qual è la posizione del Movimento 5 Stelle? Lo faccia capire semplice, Di Maio, cosa dobbiamo pensare, cioè aspettarci dall'ipotetico governo 5 Stelle sulle tasse? Oggi sono stato in una di quelle aziende che fanno parte del consorzio Chianti Classico. Gallo e Nero. Anche lì gli imprenditori mi dicevano, al di là del tema della tassazione in generale, noi non siamo in grado con le imprese italiane di essere a pari merito con le imprese europee, perché abbiamo tasse che dobbiamo pagare anche quando non guadagniamo, come l'IRAP. Quindi un primo impegno che voglio prendere con le imprese è che ridurremo l'IRAP partendo dalle imprese più piccole e eliminando i finanziamenti a pioggia che vanno sempre agli amici delle imprese. E cominceremo a togliere una tassa a tutti, in modo tale che tutti possano correre sul mercato senza aiuti di qualche finanziamento a pioggia. Le dico un'altra cosa sulle imprese però. Le imprese sono vittime delle pastoie burocratiche. L'unica cosa che non si deve fare più in questo paese è fare una legge per sburocratizzare, perché ogni volta si fa una legge per sburocratizzare si crea nuova burocrazia. Noi abbiamo fatto con legidaabolire.it un portale in cui gli imprenditori italiani ci stanno segnalando le leggi da abolire, non quelle da fare. E tra queste, le prime da abolire saranno quella che istituiscono lo split payment, lo spesometro, il redditometro e gli studi di settore. Queste sono leggi a costo zero. Le eliminiamo e diciamo agli imprenditori: per noi siete onesti fino a prova contraria e non disonesti fino a prova contraria, e ci dovete fare un mare di carte per dimostrarci la vostra onestà. Quindi sulle imprese questi due impegni li prendiamo come Movimento 5 Stelle. A questo aggiungo altre due cose, visto che poneva il tema tasse. Per noi la no tax area va aumentata. Quindi se sei una famiglia, se hai dei figli, fino a 26.000 euro di reddito non paghi tasse. Se invece sei un singolo, fino a 10.000 euro di reddito annuo non paghi tasse. Aspetti che abbiamo messo un sacco di carne al fuoco. No tax area, chiaro, a casa, oggi ve lo segno qua, mi sembra che sia 8.200 euro, 8.100. Sì, cioè sì, fino 8.000, a... sì, intorno, circa 8.000 euro. Sì, 8.000 euro. Fino a 8.000 euro non si pagano tasse, poi da 8.000 a milioni si pagano. Movimento 5 Stelle dice che per la famiglia la no tax area sale a 26.000 euro, con figli, mi sembra di aver capito, e a 10.000 per il singolo. Sì. Proposta simile, anche se inferiore e un po' più costosa per l'erario, la propone anche il centrodestra e anche il centrosinistra, ma aggiunge il Movimento 5 Stelle, noi vogliamo anche no split payment, sono tutte cose che riguardano i contribuenti, un po' complicate, cioè sostanzialmente le tasse non ti arriva l'IVA, insomma è un problema finanziario per le imprese di cui non possiamo parlare questa sera, ma che le imprese effettivamente lo sentono moltissimo. No al redditometro, no allo spesometro, e soprattutto dice Di Maio un'altra cosa: il contribuente quando va davanti all'Agenzia delle Entrate non deve dimostrare la sua innocenza. Si presume innocente, sono gli altri che devono dimostrare la sua colpevolezza, come avviene in tutto il diritto. Ma allora la domanda che le faccio e che mi viene spontanea: come si concilia questa sua diciamo, politica fiscale molto pro imprese, contribuenti, con un'immagine che anche recentemente voi avete dato con i vostri economisti di decrescita felice? Qua siete molto a favore delle imprese, molto a favore dei commercianti e degli artigiani. Come si combina con la decrescita? Questo è il tema.
viene sempre posto contro il Movimento 5 Stelle. Io sono per la decrescita della burocrazia, delle complicazioni dello Stato. Vengo da una famiglia che ha fatto impresa per 30 anni, conosco sia i problemi legati ad uno Stato che ti chiede sempre più scartoffie e poi quando ti deve pagare non ti paga, e dall'altra parte c'è invece un livello di tassazione che è il più alto di tutto il mondo industrializzato. Quindi il Movimento, lo voglio dire anche qui, è un movimento che starà vicino alle imprese, soprattutto al 95% di imprese in Italia che sono sotto i 15 dipendenti e hanno bisogno solo di essere lasciate in pace per produrre valore e produrre lavoro. Alla fine dei punti che ho elencato c'è la pensione di cittadinanza, che è un altro tema a cui tengo tantissimo. Il tema dei pensionati è importante perché molti pensionati sono i nuovi poveri. A Milano, alla mensa Pane Quotidiano, che distribuisce pasti a chi è in difficoltà, il 70% degli italiani che va lì sono pensionati. Istituiremo una pensione di cittadinanza, che è una pensione che non permetterà mai più ad un pensionato minimo di prendere meno di 780 euro al mese. E se sono due pensionati, 1170. Che è la soglia di povertà certificata dall'Eurostat. Questo è un paese incivile oggi come Italia, perché dà pensioni minime sotto la soglia di povertà e sta creando i nuovi poveri. È un piccolo passo in avanti, ma che serve a ridare dignità a chi ha lavorato una vita, si è speso una vita per i propri nipoti, per i propri figli, per creare una famiglia, per far crescere l'Italia, e poi viene abbandonato con una pensione. Senta, Di Maio, la pensione più il reddito sempre di cittadinanza ha un costo, immagino, che è intorno ai 17 miliardi l'anno. È corretto questa valutazione? E soprattutto, come si fanno a recuperare questi 17 miliardi? È 14 miliardi, il primo anno è 17 correttamente come diceva lei, perché il primo anno noi facciamo anche una ristrutturazione dei centri per l'impiego. Io le prometto una cosa, al governo non daremo mai più soldi a chi non vuol fare nulla, non daremo soldi a chi se ne vuol stare sul divano. Il reddito di cittadinanza è una misura che finalmente dà sostegno a chi è in difficoltà, perché è giusto che un papà e una madre di famiglia con due figli con meno di 14 anni, se perdono il lavoro, devono avere un sostegno al reddito temporaneo per affrontare il momento di difficoltà. Ma l'Italia a quelle due persone chiederà in cambio 8 ore lavorative gratuite per lo Stato settimanali e formazione seria per essere reinserita lavorativamente. Ma per fare questo, ai 14 miliardi del reddito devo aggiungere quei 3 che mi servono per ristrutturare i centri per l'impiego il primo anno. Se il reddito funziona, già dal secondo anno quei 14 miliardi possono cominciare a calare, perché l'obiettivo è reinserire lavorativamente le persone. Lei dirà: ma questi posti di lavoro da dove arrivano? Arrivano da un semplice ragionamento. Se noi immettiamo 17 miliardi di euro nell'economia reale con reddito di cittadinanza, abbiamo calcolato che il PIL per l'effetto moltiplicatore può crescere di un punto all'anno e creare più gettito per gli investimenti e per creare nuovi posti di lavoro. È quello Lo che so il centrodestra che la teoria di fare è sempre diversa dalla pratica e da come funziona l'Italia. E quello che il centrodestra, e quello che il centrodestra dice avverrà con la flat tax, cioè riducendo per tutti l'imposta. Lei la critica questa flat tax? La flat tax per me è incostituzionale perché elimina la progressività e permette ai ricchissimi di pagare la stessa tassa di chi invece non ha nulla. Ma mi permetta di fare un passo indietro su questo. Qui tutti promettono mari e monti in questa campagna elettorale e anche noi abbiamo un programma con 20 punti per la qualità della vita degli italiani che vogliamo portare a termine. Però abbia pazienza. Quel centrodestra con Berlusconi, che nel 94 aveva promesso la flat tax, nel 2001 aveva fatto il contratto con gli italiani e negli anni dopo si è ripresentato con tante promesse, quelle promesse non le ha mantenute. Renzi l'ha avuto in studio qualche tempo fa. Che valore hanno le promesse di Renzi? Ha governato per 3 anni, l'ultima non ha domanda... fatto quello che diceva. L'ultima... Allora è una questione di credibilità prima di tutto, oltre che di programmi. L'ultima domanda, perché so che dobbiamo chiudere per la par condicio che ci siamo dati, però è la seguente: non è che poi quando lei arriva al governo, anche con una maggioranza, ancor meno se non ha una maggioranza assoluta, lei con la bacchetta magica secondo lei riesce a fare sul lavoro, sulle imprese, le tasse, il reddito di cittadinanza? Anche lei rischia di scontrarsi contro la realtà di Palazzo Chigi di Roma, Di Maio?
Io non mi illudo, ho fatto parte della Camera e so benissimo che in questo Paese si può fare tutto, ma tutto ha bisogno di un cronoprogramma per essere realizzato, tutto ha bisogno di tempi per realizzarlo e questo è già un punto di svolta, perché se ci pensa, quello che è mancato in tutti questi anni è la visione a medio-lungo termine del Paese, è cominciare a progettare per il futuro dei nostri figli e non per le future elezioni che arrivano dopo 6 mesi. Noi vogliamo prenderci anche la responsabilità di dire che vogliamo realizzare degli importanti obiettivi e lo faremo con dei cronoprogrammi chiari che sono contenuti anche nel nostro programma. Il reddito di cittadinanza, quindi, dopo quanto tempo ce lo aspettiamo, se lei dovesse vincere e arrivare a Palazzo Chigi? Beh, sì. Il primo provvedimento che facciamo è una legge per eliminare 400 leggi inutili, tra cui quei provvedimenti di cui abbiamo parlato, split payment, redditometro, elimino a costo zero un sacco di roba che sta rendendo la vita un inferno delle imprese e dei loro dipendenti. Dopodiché abbiamo la legge sul reddito di cittadinanza e ci permette di recuperare dal taglio degli sprechi, dalla spending review, dalla tassazione maggiore sul gioco d'azzardo e concessionari autostradali i 17 miliardi di euro, in modo tale che il reddito possa essere operativo dall'anno dopo in cui l'abbiamo approvato 2019, e possa iniziare se voi avete ad aiutare vinto. Le famiglie italiane. Quindi dal 2019 italiane. Reddito di cittadinanza se il Movimento 5 Stelle dovesse vincere. Grazie all'onorevole Di Maio, rinvito già ora per un altro incontro più prossimo alle elezioni. Grazie a Tecne, Carlo Budone, grazie per i vostri sondaggi che ci seguono sempre. Ancora...